Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È stato un residente che facendo stretching appoggiato alla balaustra ha notato il corpo di un uomo riverso sotto il muretto del Belvedere e ha dato l'allarme. È accaduto questa mattina, vediamo le immagini, a San Vito Chietino. L'uomo di carnagione olivastra e dell'età apparente di circa 30-40 anni non aveva documenti con sé. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona per i rilievi è intervenuta la scientifica. Infine il sopralluogo del magistrato di turno Serena Rossi della procura di Lanciano. Gli inquirenti mantengono il più stretto riservo, si indaga in più direzioni. Secondo indiscrezioni si apprende che il cadavere è stato trovato con addosso solo gli slip. Sembrava che stesse dormendo, racconta il testimone che ha chiamato il 112 e che ora noi andiamo ad ascoltare. Con Ecolan siamo andati là e abbiamo strillato che hai dei problemi, hai bisogno di aiuto e lui non risponde, allora abbiamo chiamato il 112, l'ambulanza, e mo hanno verificato che era morto in quel momento, mo è arrivato il medico legale. Quindi alle 5:30 l'hai trovato? Alle 5:30, poi alle 6:15 ho chiamato l'ambulanza, perché in quel momento, 5:30, pensavo che stava a dormire, mai pensavo che era una cosa grave. E poi è arrivata l'ambulanza, i carabinieri, e hanno scoperto, pare che non è della zona. Non si è avvicinato lei? Non è no, io sono rimasto alla ringhiera a guardare. Poi due che lavoro col comune, insieme a me gli abbiamo strillato per dire svegliati, no? Hai bisogno di aiuto. Lui è rimasto proprio fermo, allora abbiamo pensato che qualcosa di grave. E niente, poi ho chiamato il 112, l'ambulanza. Quindi ieri lei non ci ha fatto caso? No, lei pensava, perché può essere che ci possa essere anche da più giorni. No, le altre mattine lo stretching lo facevo più sopra, stamattina per caso ho fatto questa brutta, non è stata una cosa non tanto positiva. E mo, vediamo un po' chi è, non si sa chi è. È morto nella notte il giovane di 22 anni che ieri sera era stato investito da un'auto nell'Aquilano. Probabilmente il ragazzo è scivolato mentre correva e il conducente non è riuscito a schivarlo. La dinamica appare piuttosto chiara, una tragica fatalità. Il servizio di Daniela Rosone. Non ce l'ha fatta purtroppo il 22enne aquilano Tiberio Giorgi, rimasto ferito in un incidente stradale ieri sera alle porte di Arischia. Le sue ferite erano state giudicate già gravi ieri sera. È stato investito da una macchina sulla statale 80. Si sta ricostruendo ancora, ad opera dei carabinieri del nucleo radiomobile dell'Aquila, la dinamica dell'incidente. Il ragazzo, probabilmente da quel che se ne sa, stava facendo una corsetta serale ed è inciampato mentre percorreva una strada secondaria a ridosso della statale 80. Il giovane sarebbe caduto proprio mentre stava sopraggiungendo una macchina, un Alfa 164, guidata da un 50enne aquilano che nulla ha potuto fare per evitare l'incidente, tant'è che ha chiamato subito i soccorsi. Trasportato in ospedale, le condizioni del giovane universitario sono apparse subito gravissime. Nella notte il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Cambiamo pagina, si avrà quasi certamente domani l'ufficialità del Jova Beach Party che è saltato a vasto il 17 di agosto. Si dovrebbe tenere il prossimo 7 di settembre a Montesilvano, il via libera dopo la riunione di domani mattina in prefettura a Pescara della Commissione di Sicurezza Provinciale. Il servizio di Paolo Renzetti. Siamo presso la prefettura di Pescara, in corso una riunione se non definitiva comunque molto importante per sapere se l'atteso Jova Beach Party si terrà a Montesilvano il 7 settembre. È in corso una breve pausa, sindaco, qual è la situazione? E si sta lavorando alacremente, come detto nei giorni passati, al tavolo al fine di definire tutti gli aspetti che potessero essere inficianti per, insomma, per lo svolgimento del concerto. Resta l'ottimismo dei giorni scorsi, si sta parlando e lavorando come giusto che sia. Domani ci sarà un ulteriore appuntamento con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e solo dopo questi due tavoli si potrà avere una risposta definitiva relativamente all'ok per lo svolgimento. Noi siamo pronti, come detto nei giorni passati, abbiamo posto in essere tutte le azioni che possano essere appunto premianti per Montesilvano con la location del concerto e siamo fiduciosi e ottimisti e speriamo di portare
poter regalare alla nostra città, al nostro territorio abruzzese, questa tappa molto importante del Tour di Jovanotti. Comunque sempre più vicina all'ufficialità. Ripeto, non voglio fare, anche per scaramanzia, non voglio andare al di là di quello che ho detto, perché ci sono talmente tanti elementi che oggi insomma, dire qualcosa che vada oltre quello che ho detto potrebbe risultare insomma, inopportuno e al tempo stesso inesatto. Quindi io mi tengo stretto quello che è stato fatto, il lavoro che si sta facendo. Ritengo che ci siano delle condizioni, questo sì, come detto nei giorni scorsi, attendiamo con fiducia. Domani diciamo che dovrebbe essere la giornata risolutiva, ma non è detto che poi magari al tavolo magari ci siano delle condizioni che possano essere risultare appunto da modificare, quindi non è detto che domani sia la giornata definitiva. E a tal proposito anche Fossa Cesia si candida ad ospitare il Jova Beach Party, si pensa ad un progetto che possa rivestire tecnicamente il caratteristico litorale di pietra. Vediamo. E Fossa Cesia si candida per accogliere il Jova Beach Party, dunque a completa disposizione dell'evento dopo l'annullamento del concerto a Vasto, sotto la spinta degli imprenditori balneari e del territorio del Sangro Aventino. L'ampia spiaggia libera è un litorale che può prestarsi al concerto, la vicinanza con l'autostrada, una stazione ferroviaria ben collegata con la sua spiaggia, i punti di forza, nella certezza di poter mettere in campo un'adeguata organizzazione per la sicurezza capace di far fronte a una manifestazione di tale portata. La candidatura è stata presentata ufficialmente con una lettera dal sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio all'organizzazione. Negli anni passati, ha precisato appunto l'amministrazione comunale, sono stati organizzati eventi che hanno richiamato nella località turistica migliaia di persone, come concerti di musica sperimentale, il Tora Tora, senza alcun contraccolpo di rilievo all'ordinario a tranquillità e alla sicurezza. L'aiuto degli operatori turistici si concretizzerà con una serie di interventi sulla zona individuata nella parte sud del litorale, lungo la quale non vi sono abitazioni, e questo è un altro aspetto non trascurabile della proposta. La spiaggia scelta va dallo stabilimento balneare La Galetta verso il porto turistico, un'area facilmente raggiungibile dalla strada statale 16 che consentirà agevolmente di controllare i flussi di quanti vorranno partecipare al Jova Beach Party. Tutto questo dichiarato nella lettera presentata dall'amministrazione comunale. La disponibilità degli imprenditori si concretizzerà nella posa di un tappeto in erba sintetica sulla spiaggia di Ciottoli che caratterizza il litorale. Il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Poi abbiamo mandato una lettera dopo Ferragosto sottolineando quali sono gli aspetti positivi del nostro territorio. Uno, perché siamo nel cuore della costa dei Trabocchi e vorrei che fosse un'iniziativa promossa da tutti i comuni nel cuore della costa dei Trabocchi. E poi sinceramente credo che sia utile per dare risalto, oltre alla qualità musicale e culturale di Jovanotti, anche al nostro territorio, che credo meriti con gli sforzi di un comune non grande un risultato. Però, ripeto, la zona candidata è Monte Silvano, io rispetto sempre tutti, questa è una nostra zona candidata molti giorni fa. Vediamo un po' qual è l'idea migliore, e l'idea migliore secondo me poi va rispettata. I Ciottoli. I Ciottoli, è chiaro che troveremo una soluzione tecnica, a proposito della quale soluzione tecnica, ovviamente la candidatura deve sposarsi con la sicurezza che viene espressa da tutte le componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dalla parte tecnica, Vigili del Fuoco, eccetera, eccetera. Lasciamo l'argomento a Jova Beach Party. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, supportata da quello al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo, risponde alle accuse mosse ieri dal PD. La Verì ha dichiarato che la giunta regionale punta al DEA di secondo livello Chieti Pescara, ma anche su quello di Teramo L'Aquila. Inoltre, mentre si cercano fondi per il project financing, è stato indetto un concorso per le assunzioni in cardiochirurgia. Il servizio di Giuseppe Dintino.
Botta e risposta in regione sulla questione sanità che attanaglia l'Abruzzo ormai da settimane. Ieri la conferenza stampa del PD in cui l'ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci chiedeva chiarezza sul progetto sanitario e denunciava il crollo delle prestazioni del reparto di cardiochirurgia a Chieti. Oggi ecco pronta la risposta di Nicoletta Verì, l'attuale assessore regionale alla sanità. La Verì ha dichiarato di aver già illustrato al Ministero della Salute che le specificità territoriali, demografiche e sociali della nostra regione non consentono un'applicazione rigida del decreto sul regolamento ospedaliero, ma che in ogni caso la Giunta regionale, assicura la Verì, sta portando avanti il lavoro sull'ipotesi di DEA di secondo livello Chieti-Pescara, ma anche su quella di DEA di secondo livello Teramo-L'Aquila. Tuttavia bisogna ricordare che i requisiti per attivare queste strutture di alta specializzazione sono stabiliti dal Ministero, che definisce gli standard dell'assistenza ospedaliera e non dalla Regione. Inoltre l'assessore ha riferito che il project financing, tanto voluto dal PD, è al momento sospeso poiché non è stata individuata la copertura economico-finanziaria. Riguardo invece le nuove assunzioni in cardiochirurgia, la Verì ha confermato che è stato indetto un concorso pubblico, le cui prove si terranno nei prossimi due mesi. A difesa della Verì è corso anche l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo, che ha accusato l'ex assessore Paolucci di essere stato proprio lui a depotenziare l'ospedale di Chieti. Adesso ci chiedono di fare in sei mesi, attacca Febbo, ciò che loro non hanno fatto in cinque anni. Torna il campeggio No Hub del gas No Snam, che si terrà a Campo di Giove dal 22 al 25 agosto. Previste serate a tema, dibattiti, proiezioni, presentazioni di libri, sit-in, incontri con attivisti di altre regioni. Sono tante le attività previste per ribadire, in piena crisi climatica, il no alle opere fossili a partire dalla centrale Snam di Sulmona e dal gasdotto Sulmona-Foligno. Vediamo. Stiamo per tornare, il campeggio inizierà domani e andrà avanti fino a domenica, quindi fino al 25 agosto, Campo di Giove, campeggio Orsa Minore. E torneremo a ribadire il nostro no all'utilizzo anacronistico delle fonti fossili, con un focus specifico sullo stoccaggio di gas metano. E sarà un campeggio pieno di presentazioni di libri, conferenze, tavoli tematici, approfondimenti, trekking, convivialità, insomma un sacco di iniziative per informare, per informarci e sensibilizzarci. Fondamentalmente il clima ci sta dicendo che non è quella la direzione da perseguire, le fonti fossili vanno necessariamente abbandonate e anche il piano energetico nazionale ce lo dice chiaramente, dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili. Noi ci rivolgiamo sicuramente ai cittadini, alle istituzioni e a tutti quelli che hanno a cuore il futuro di questo nostro pianeta. È in campo un'iniziativa di invio di una cartolina al Ministro dell'Ambiente e su questa cartolina è possibile vedere com'è la zona di Casepente dove è stata pensata la realizzazione della centrale con annesso metanodotto. Noi inviando questa cartolina sottoscritta insomma singolarmente vogliamo invitare il Ministro a rivedere le sue posizioni. La strada provinciale Lanciano-Fossacese è stata già riasfaltata nei punti più critici, così il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, replica ai sindaci di area frentana che chiedevano interventi per maggiore sicurezza. Vediamo. Strada provinciale tutt'altro che immacolata, ma percorribile con le dovute attenzioni, assolutamente non prioritaria nel lungo elenco di strade provinciali da rimettere a posto, alcune delle quali ridotte a mulattiere. Il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, è categorico nel replicare alle continue richieste dei sindaci dei comuni attraversati dalla provinciale 217, la cosiddetta Lanciano-Fossacesia, ogni giorno percorsa da migliaia di auto e moto, con un vertiginoso aumento in estate. Buche, dissesti, crepe sono la caratteristica principale dell'arteria, tanti gli incidenti. L'anno scorso furono effettuati lavori di asfaltatura nei punti più ammalorati.
i sindaci chiedono interventi risolutivi coi fondi Masterplan. Le strade provinciali sono messe in maniera veramente precaria, questo lo sappiamo, e la Lanciano-Fossacessia non è assolutamente la peggiore. Io vorrei invitare questi sindaci a valutare quello che c'è nell'Alto Vastese o all'interno nelle strade montane. È chiaro che c'è un'incidentalità che viene aumentata in questo periodo dall'aumentato flusso, ma che ha anche molte cause, come diciamo, le statistiche ci rivelano, che sono l'alta velocità, la distrazione, il telefonino. Per quanto riguarda gli interventi, quindi saranno fatti con i soldi del Master Plan. Sulla Lanciano-Fossacessia ci sono già destinati 300.000 euro, quindi è una strada che verrà sicuramente migliorata sotto l'aspetto della sicurezza, però ecco, se ognuno si lamenta dal proprio stato, allora se dovessimo fare delle graduatorie sicuramente questa non è la peggiore, perché è una strada pianeggiante, una strada rettilinea, è una strada che in parte è già stata attenzionata con alcuni tratti che sono stati oggetto di rifacimento dell'asfalto. Come provincia adesso, grazie ai soldi del Master Plan che sono stati dati dalla Giunta d'Alfonso, stiamo partendo con le gare, e quindi io penso che fra il tardo autunno e la primavera prossima noi avremo veramente tanti interventi sulle nostre strade. L'amministrazione comunale di Pescara è al lavoro per far quadrare i conti di un bilancio che presenta criticità e scarsità di fondi. L'assessore Eugenio Seccia spiega ai nostri microfoni il lavoro da fare nei prossimi mesi. Ascoltiamolo. Lei aveva parlato di una situazione non semplice per quanto riguarda le casse comunali del comune di Pescara, della situazione di bilancio. Ad oggi, ad un mese e mezzo di distanza, qual è la situazione? La situazione è sempre la stessa, nel senso che abbiamo chiuso questo giro di boa il 31 luglio facendo quadrare i conti, congelando molte di quelle che sono le spese che sono state richieste dagli uffici, perché ahimè a luglio abbiamo ereditato un bilancio che aveva già impegnato 66 milioni di euro di spesa, e se facciamo il raffronto al 2017, che è l'anno non preelettorale rispetto quindi al 2018, era 87 milioni. Quindi da 87 a 66, ovviamente circa 20 milioni da qui alla fine dell'anno. Se pensiamo che dobbiamo pagare gli stipendi, se dobbiamo pagare altri contratti, utenze e quant'altro, ovviamente ci rimane ben poco di attività politica nella scelta. Poi tutte le spese folli che sono state fatte, quel mercatino etnico è l'icona di queste spese folli che è stata fatta dall'amministrazione, ricadono non sull'amministrazione di Carlo Masci né sulle spalle di Eugenio Seccia, ma non soltanto perlomeno, ma su tutta la città di Pescara. Da qui al 31 dicembre, conti e numeri alla mano, che cosa accadrà? Accadrà che siamo con i programmi che abbiamo, possiamo fare delle variazioni di bilancio permutative, vale a dire possiamo spostare da una spesa che magari non è stata spesa per intero oppure che non intendiamo farla più su un'altra spesa, su un'altra esigenza. Abbiamo un fondo di riserva di 120.000 euro che non è il massimo, perché era 460 all'inizio dell'anno, l'abbiamo già trovato a 170.000 euro quando siamo entrati, lo teniamo da parte eventualmente per le spese impellenti e urgenti, e ovviamente una parte destinata a eventuali emergenze. Tra l'altro sono anche assessore alla protezione civile, per riguardo a nevicate, eventi speriamo che ovviamente non ci siano, ovvero non ci siano più devastanti di quelle che sono stati in passato, oppure piogge torrenziali e quant'altro. Quindi lasceremo sicuramente una parte a disposizione per le emergenze. Provare l'emozione del volo attraverso il parapendio a motore, una esperienza possibile alla portata di tutti attraverso la mission dell'associazione sportiva Controvento nella Marsica. Vediamo. Una visuale privilegiata, un'emozione senza eguali e tanta, tanta adrenalina. Stiamo parlando del parapendio a motore, il modo più semplice e piacevole per provare l'ebbrezza del volo. Un'esperienza aperta a tutti, grandi e piccini, basta solo avere voglia di guardare il mondo da un punto di vista diverso dal solito. Si decolla da un campo pianeggiante, si fa un volo che può variare, la durata può variare da 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora di volo, e si ammira il paesaggio marsicano.
piano. Il parapendio a motore biposto è dotato di ruote che permettono al passeggero e al pilota di rimanere comodamente seduti durante tutte le fasi del volo. La propulsione del motore viene trasmessa all'elica che ci dà la spinta verso l'alto, ci porta in quota e poi lì si può fare il volo livellato, si viene giù con il parapendio, quindi non più spinti dal motore ma in volo libero. Si può volare tutto l'anno? Si può volare tutto l'anno, quindi sia in estate che in inverno. Si può arrivare dal punto di decollo, che qui ad Avezzano è circa 700 metri sul livello del mare, si può arrivare a 2500 metri, anche se per un battesimo del volo, quindi per un primo volo, ci teniamo a 800-900 metri sull'atterraggio. L'esperienza è rivolta praticamente a tutti, perché già a partire dai 5 anni di età si può volare insieme a noi. Abbiamo portato su anche persone di 85-87 anni. È un'esperienza rilassante e bella, straordinaria. Poi può diventare anche adrenalinica. Con questo sport si realizza uno dei più antichi desideri dell'uomo, volare. Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con la Serie B e con il Pescara. Sono tornati regolarmente in gruppo Palmiero e Di Grazia nella seduta di questa mattina. I due giocatori saranno a disposizione di Zauri per la trasferta di Salerno. Si è ancora allenato a parte Bettella per un affaticamento, ma lo staff tecnico biancazzurro confida in un recupero per il match di sabato. Sul fronte mercato è fatta per il centrocampista cipriota Grigoris Castanos, in prestito dalla Juventus, che domani potrebbe sostenere il primo allenamento con i nuovi compagni. Oggi il presidente Sebastiani ha incontrato il Milan per chiedere il difensore Matteo Gabbia e l'esterno Gabriele Capanni. Ascoltiamo ora l'esperto difensore Gennaro Scognaviglio, che salterà la gara della Rechi a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione nella semifinale playoff col Verona dello scorso mese di maggio. Gennaro Scognaviglio, countdown verso l'inizio del campionato, però immagino ti dispiaccia non essere presente per questo debutto. Ah, sicuramente la partita è importante, non esserci dà un po' fastidio, però c'è da scontare questa giornata di squalifica e capita proprio sul campo della Salernitana, è comunque un campo dove viene fuori sempre una bella partita con un bel pubblico, quindi una partita da voler giocare a tutti i costi, però purtroppo devo scontare questa squalifica e sicuramente i miei compagni sapranno fare il loro dovere. Piccolo flash, uno strascico dello scorso anno di quella semifinale, immagino tu qualche notte forse non ci abbia dormito per quello che è successo. Possiamo dire più di qualche notte, sì, è stato difficile perché comunque ci giocavamo tanto e ci tenevamo a superare il turno, a giocarci comunque la finale. Che è stato un attimo. Sì, vabbè, in quel momento poi sei in campo, ti vengono in mente tante cose, però sicuramente dispiace e ancora oggi c'è tanto, tanto dispiacere. Che Pescara sta nascendo? Ah, una squadra comunque attrezzata per fare un buon campionato, c'è comunque una base dell'anno scorso. Anche a Empoli, una squadra comunque forte, abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta che comunque sta lì, lotta su ogni pallone. Quest'anno il mister vuole che giochiamo un po' più avanti, di attaccare un po' più in avanti, di recuperare la palla nella metà campo avversaria e di ripartire subito. Quindi stiamo lavorando su questi concetti, speriamo già a Salerno di vedere una squadra votata all'attacco. Mi hai un po' bruciato la domanda successiva, perché ti volevo chiedere un po' le differenze tra Zauri e Pillon. Diciamo sono queste, lo stesso modulo 4-3-3. E quello che ci chiede in più il mister è questo, quello che quando perdiamo palla di andare in avanti, di cercare di recuperare subito la palla, di non abbassarci troppo davanti alla nostra porta e così hai la possibilità di partire più alto e di sfruttare comunque le ripartenze dei giocatori in avanti. È giusto dire che lì dietro ci sono gerarchie un po' più chiare, nel senso siete meno over anche con l'addio di Perrotta, ci sono diversi giovani, uno molto bravo come Bettella, ecco lì dietro insomma forse ci sarà da battagliare di meno per conquistare il posto rispetto allo scorso anno. Ma non credo, perché comunque siamo due per ogni ruolo, quindi c'è competitività tutti i giorni, ogni allenamento, questo fa sì che comunque la squadra cresca e
ha sempre comunque la voglia di allenarsi bene, perché comunque c'è il compagno che se non fai bene, e mister ha detto subito che qui non c'è nessuno che giocherà 40 partite, quindi ognuno ogni giorno deve dimostrare, e quindi noi siamo pronti ogni giorno a giocarci il posto. L'ultima, che obiettivo ha il Pescara e quali sono secondo te le favorite di questo campionato? Ma io, come dico sempre, perché secondo me il campionato di Serie B è difficile, magari ti poni un obiettivo e poi non ci arrivi. Secondo me il primo è quello della salvezza. Il primo nostro obiettivo deve essere quello, arrivare a fare quanto più punti possibile per la salvezza. Poi dopo la salvezza possiamo vedere questo Pescara dove può arrivare veramente. Ci sono molte squadre attrezzate quest'anno, secondo me più dell'anno scorso. Ci sono tante, veramente tante squadre, 3 o 4 proprio che partono, secondo me, un passo più avanti delle altre, perché hanno speso tanto, hanno preso giocatori di categoria e vogliono cercare di fare un campionato di alta classifica. E poi tutto il resto, quindi sarà un campionato difficile, c'è da combattere ogni partita. Serie C, domenica pomeriggio alle 16:30, esordio al Ceravolo per il Teramo contro il Catanzaro. Intanto, per quanto riguarda la seconda giornata di campionato contro la Sicula Leonzio, la Lega Pro ha definito come ancora da determinare il campo di gioco. La sede prescelta dal Diavolo è Rieti, ma la decisione è ancora in sospeso. Per il calabrese Domenico Mungo, invece, quella col Catanzaro è una gara particolare contro una delle favorite alla vittoria finale. Ascoltiamolo. Domenico, 2 vittorie in altrettanti match di Coppa Italia sono il modo migliore per prepararsi all'esordio di domenica in casa del Catanzaro? Certo, era il nostro obiettivo vincere tutte e 2 le partite e ce l'abbiamo fatta. E l'importante è sempre provare a vincere e noi ce l'abbiamo fatta e faremo di tutto per portare più punti possibili pure a Catanzaro. Hai iniziato anche tu a scaldare i motori, uno spezzone di partita a Fano, sei partito titolare a Gube e anche segnato, in che condizioni sei, come ti senti? No, mi sento bene, è normale che ci sono tutti, abbiamo acciacchi della preparazione, ma mi sento bene, mi trovo bene con i compagni e faremo di tutto per fare un grande campionato. Sarà subito un match molto interessante perché il Catanzaro, come il Teramo, ha obiettivi importanti, una squadra forte, si è rinforzata anche rispetto alla passata stagione che è arrivata terza nel girone C. Che impressioni ti hanno fatto, se li hai già visti? No, ne conosco più di uno e sicuramente se non è la favorita è una delle favorite, perché oltre a tutti i giocatori dell'anno scorso hanno aggiunto qualche altro giocatore pure quest'anno e quindi sicuramente partiranno molto favoriti e sono una grandissima squadra. E tu la Calabria la conosci bene, che ambiente troverai il Teramo a Catanzaro? Oltre ho giocato sono pure calabrese, quindi so come funziona. E Cosenza, diciamo che era derby e quindi era molto più sentito, però sicuramente sarà una bellissima partita e loro ci avranno un tifo molto caldo. E trequartista o mezzala, hai preferenze? No, ho già parlato con mister quest'estate, adesso mi sta provando trequartista, però qualsiasi ruolo sono disposto. E facendo un passo indietro, è stato un lungo corteggiamento quello del Teramo, c'è stato un contatto all'inizio, poi cosa è successo? No, ci siamo sempre sentiti quasi tutta l'estate, diciamo che poi sono partito il ritiro a Cosenza e dopo una decina di giorni il mister mi ha convinto e sono venuto mister, società, presidente e direttore. Ed ora la Serie D, uno dei volti nuovi in casa Giulianova, il centrocampista Giuseppe Dolce parla della crescita della squadra giallorossa. L'11 di Pascucci conferma può recitare un ruolo da protagonista nel girone F. Giuseppe Dolce, la prima non è andata bene, cosa non ha funzionato secondo te? Ma parte secondo me gli episodi iniziali che ci hanno un po' condizionato mentalmente, però per quanto mi riguarda la squadra ha fatto un buon lavoro, ha cercato di giocare anche se il campo non ci permetteva, non era al massimo, però è andata così, quindi bisogna guardare avanti e lavorare sodo perché arriva ben presto l'inizio del campionato. Ecco, sei al Giulianova da 3 settimane circa, come procede l'ambientamento? Abbastanza bene, una buona società, si cerca sempre di migliorare giorno dopo giorno e è chiaro che le piccolezze vanno sicuramente migliorate, però queste man mano verranno con il corso dei giorni di avvicinarsi piano piano all'inizio del campionato, settimana per settimana. Ecco, vieni da un girone del nord, cosa conosci di questo raggruppamento? Ma conosco qualche squadra, ho anche qualche amico che gioca qua nel girone, quindi per sentire dire so che è un bel girone, tosto, e penso che ce la potremo giocare
anche con gli altri e toglierci grandi soddisfazioni. Immagino che il centrocampo, le chiavi siano state consegnate a te, ecco, quali sono le tue caratteristiche per quei tifosi che appunto non ti conoscono? Ma io sono un centrocampista centrale adattato anche a due, come abbiamo fatto nel secondo tempo, anche mezzala, in passato l'ho giocato anche mezzala, quindi non è un problema, l'importante è che si lavora bene, poi quando si gioca il calcio è una cosa bellissima, quindi bisogna divertirsi e cambia ruolo, mezzala, un centrale non cambia niente, l'importante è far bene. Giulianova sarà una squadra che lotterà solo per salvarsi o può essere una outsider? Ma penso che la squadra è un buon punto, quindi come ripeto, come ho detto prima, ci possiamo togliere grandi soddisfazioni se lavoriamo sodo, stando tutti insieme, creando un buon gruppo come lo è fino ad ora e guardando sempre avanti. L'ultima Giulianova com'è? Giallorossa. Finisce qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.